Ciao miceria, oggi vi portiamo in Sudafrica, più precisamente nel Parco Nazionale Kruger, probabilmente il più famoso di questa nazione. A parlarcene sarà Wendy Di Paoli, una nostra guida certificata AIEA AFGA. Wendy è una biologa e dopo un primo periodo dove ha lavorato alle Maldive come biologa marina, ha pensato bene di trasferirsi in questa meravigliosa terra d'Africa come guida. Oltretutto è una delle pochissime guide parlanti italiano. Ma adesso mettiamoci comodi e sentiamo cosa ha da dirci la nostra Wendy. Buon safari con AIEA! Eccoci qua, stasera tocca a me. Allora, io ho avuto questo oneroso compito, ma anche molto interessante, di fare una presentazione sul Parco Nazionale Kruger. Partiamo direttamente con una cosa che diceva il mio professore di zoologia all'università: quando descrivi qualcosa, devi partire dal di fuori. Bolognese d'estrazione usava a dire questa cosa e io concordo. Quindi localizziamo subito il Parco Nazionale Kruger. Africa, Sudafrica, eccoci qua. Il Sudafrica è diviso in 9 province, come sapete. Quelle che ci interessano in questo momento sono Limpopo e Mpumalanga, perché il Parco Nazionale Kruger, come vedete da questa schematizzazione, si trova proprio a cavallo di queste 2 province. Lo prendiamo nella cartina e lo rendiamo un pochino più grande in modo che voi possiate vederlo molto più chiaro. Kruger National Park è questa parte verde scura che è stata annessa alle riserve private ed ha un'area di 20.000 km². C'è un progetto per il quale il Parco Nazionale Kruger diventa far parte del Parco Transfrontaliero dell'Impopo, ovvero viene unito il Parco Nazionale dell'Impopo in Mozambico e questo parco qui in alto a destra, che è il Parco del Gonaredu, che è a cavallo tra Zimbabwe e Mozambico, in modo che questo parco diventi in un futuro più di 35.000 m². Il Parco Nazionale, la fascia centrale del Kruger, appartiene a questa K2C, sta per Kruger to Canyon, una biosfera patrimonio dell'UNESCO dal 2001. Quindi è peculiare, è protetta per una ragione. E il Kruger ha un'estensione da nord a sud di 350 km, da est a ovest di più o meno 70, più o meno l'area di Israele. È abbastanza grande, molto grande. È ovviamente circondato da delle barriere e di tanto in tanto, molto spesso, ci sono dei cancelli, i famosi gate. Io ho messo i 4 che erano più vicini alla zona dove ero io. Io ero giù a Numbi, al sud, quindi il Kruger Gate, il Fabeni, il Numbi e il Malelane. Sono dei cancelli che servono ovviamente a tenere controllato il flusso di persone in entrata. Quindi ci sono delle reception e sono controllati da guardie, quindi non si può entrare così randomico, c'è delle regole da seguire. Una volta arrivati alla reception, vi viene consegnato un regolamento e bisogna compilare dei moduli e rispettare orari e tutte le regole che vi vengono appunto date, perché nel Parco Nazionale Kruger si può pernottare e soggiornare solo se si ha prenotato un pernottamento all'interno dei campi, altrimenti in base alla stagione 5 e mezza o 6 e mezza bisogna uscire, c'è un daily pass. Per quanto riguarda questa foto, qui c'è scritto Numbi, come vedete qui a destra, era il gate più vicino a dove ero io, ovvero Mdluli. Io ho attraversato questo gate almeno 3 volte a settimana per 3 mesi e ovviamente entra direttamente al Kruger attraverso questi 2.000 km di strade asfaltate e tante altre strade sterrate, dove ci sono 21 campi attrezzati, così da poter pernottare all'interno, e c'è una capitale che è Skukuza. Ha tanto di ospedale, una sorta di centro commerciale, ristoranti, anche perché questo campo, questo parco, ha, come vedete, l'ultimo numero dell'elenco, più di 1 milione di turisti l'anno. In questo parco si può entrare grazie a queste macchine che vedete in basso a sinistra, sono le proprie vere safari car, quindi avete una guida, un ranger che vi porta, o si può fare il self-drive, ovvero prendete la vostra macchina, il vostro regolamento e attraversate il parco seguendo le regole che vi vengono date. Ora, io non sono una geologa e voi dall'altra parte neanche, però questa diapositiva è necessaria, poi andrò a semplificarla per farvi capire che la geologia è una sorta di frequenza di fondo che poi modifica tutte le altre caratteristiche che voi trovate al parco, ovvero su certi tipi di suoli crescono certi tipi di piante e arriveranno certi tipi di animali. Io ve lo spiego solo per questo, però questo schema è molto complicato e io provo a semplificarlo. Lo so che sembra semplicistico, ma è molto di più di quello che ci serve in un contesto come questo, in una presentazione del genere. Guardate questa mappa. Abbiamo basalto alla mia destra e alla vostra destra e granito a sinistra. È come se il parco fosse spaccato a metà dalla distribuzione di queste 2 rocce.
Sono entrambe rocce vulcaniche che hanno differenza nel raffreddamento. Non è importante, perlomeno non in questo contesto. Però queste due rocce, avendo tante caratteristiche differenti, essendo due tipologie di rocce diverse, fanno sì che su quei suoli crescano ovviamente piante differenti. Il granito, tendenzialmente ci crescono piante con foglie un pochino più larghe, con un valore nutrizionale un pochino più limitato, mentre sul basalto tutto l'opposto. Solitamente pianta a foglia stretta con un valore nutrizionale sia piante che erbe molto più elevato. Questo ci serve perché? Guardate Vegetation Classification of the Kruger National Park, la distribuzione della vegetazione. Non vi sembra quasi che ci sia una sorta di match per quanto riguarda appunto la distribuzione delle piante, quello che stavo cercando di spiegarvi ora. Ed è ancora più chiaro nella diapositiva seguente. Come vedete, geologia alla mia sinistra e alla vostra sinistra e habitat e vegetazione sulla destra. Voi riuscite a trovare una corrispondenza per la stessa ragione per la quale vi ho parlato di la differenza appunto dei suoli. Molte persone dividono il Parco Nazionale Kruger in base ai fiumi, perché ce ne sono svariati, sono 9 fasce con i fiumi da nord a sud. La mia divisione preferita, che è anche una delle più semplici, è l'estremo nord, che è questa parte qui in alto, che ha un ecosistema molto peculiare, del quale parleremo nella diapositiva dopo, il nord, il centro e il sud. Sono divisi da dei fiumi, quindi Letaba, Olifant e così e via dicendo. La distribuzione delle piante è importantissima. La parte nord ha una, diciamo, quello che vi dico io sia in questa diapositiva che nell'altra, non è che queste piante le trovate solo lì, si parla di predominanza in base appunto al terreno, ovviamente non è che esistono solo lì. Questo è il mopane, chiamato il butterfly tree, è quello famoso per la simbiosi con l'agonimbrasia o imbrasia belina, il verme e i vermi del mopane, mopane worms, che sono usati come snack in Sudafrica. Quindi mopane e combreto, questo è un combretum in verde. Per quanto riguarda la parte centrale abbiamo la presenza di marula e questa è la caccia nigrescens, la nobthorn, è una caccia che ha delle spine molto consistenti, un po' cicciottelle, mettiamola così. Il dettaglio che vi spiegavo prima della distribuzione delle piante in base al suolo lo vedete anche se leggete di fianco qui la lista degli ecosistemi dove crescono il mopane e il combreto, abbiamo una distribuzione maggiore di granito. Scendendo qui nel centro abbiamo basalto. Come vi spiegavo prima, il basalto ha dei terreni più nutrienti, quindi crescono piante del genere. Per quanto riguarda il sud, abbiamo quello che si chiama sourveld, quindi le erbe sono meno palatabili, sono meno apprezzate dagli animali che pascolano, e abbiamo principalmente la silver cluster leaf, la terminalia, se dicea, e quello che si chiama sickle bush o lantern tree, a causa di questo fiore particolare che ci cresce. In base sempre a questa divisione, come vi spiegavo prima, abbiamo degli habitat completamente differenti che chiameranno animali completamente differenti. L'estremo nord è molto peculiare. Abbiamo il sandveld, se voi riuscite a leggere c'è scritto predominantly sandy. Questa parte qua è molto sabbiosa e rocciosa. Qui gli animali sono un pochino di meno, ma l'ironia vuole che da questa parte a Punta Maria passa un fiume che crea quelli che si chiamano ambienti ripariani, ecosistemi ripariani, ovvero i bordi dei fiumi, quelli dove è molto florida la vegetazione. E questo strano mix crea degli endemismi molto particolari. Abbiamo tutte le specie di pipistrelli presenti nel Kruger, 13 sono solo in quella zona, abbiamo una presenza forte del potamocero, e della lepre del Natal e delle procavie, che appunto vivono su queste colline di arenaria naturali, e in più una piccola antilope del Suni, che è molto 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 rara. Per quanto riguarda la parte centrale, crescendo le erbe e le piante sul granito, abbiamo il mopane in arbusti e delle erbe non particolarmente nutrienti, che però sono sufficienti ovviamente a mantenere la presenza di elefanti e bufali. Andando verso il centro, come si è sottolineato qua, abbiamo open savanna grassland on basalto. Il basalto è quello, ragazzi, che vi dicevo essere molto importante come suolo per dare erbe, le chiamano palatabili, vuol dire nutrienti e apprezzate dal pascolo. Infatti abbiamo una densità di antilopi, vari antilopi, molto elevata. Molti gnu, molte zebre, e cosa chiamano le prede? I predatori.
Quindi la densità di leoni più elevata ce l'abbiamo nella parte centrale. Andando verso sud, un'altra cosa, un bel dettaglio. Questa parte del parco, nonostante non sia la più grande, mantiene il 40% della biomassa di tutto il Kruger, per appunto la densità di questi animali. Andando verso e il rinoceronte nero. Andando verso sud, troviamo questa zona dove c'è Praetorius Kop, dove c'è il Sauerwald. Ci sono molti copi, che sono queste costruzioni di granito, e queste erbe un pochino meno nutrienti. Abbiamo il Tief Springer, che è un animale molto peculiare, unico nel suo genere, che vive sulle rocce. Abbiamo il rinoceronte bianco perché il sud è stato famoso, la parte sud del Kruger, per la reintroduzione dagli anni 60, e tutti i predatori che purtroppo non avevano modo, nonostante ci fosse spazio e prede, di stare nel centro a causa di predatori competitivi. Quindi licaoni, ghepardi e leopardi sono più comuni al sud, principalmente i ghepardi. Il numero totale di gheparti del Kruger è localizzato al sud, per questa ragione, perché così non devono competere con predatori un pochino più grossi che stanno nella parte centrale. Per quanto riguarda la botanica, sono sempre stupita da questa diapositiva. Il Sans Park, South African National Park, che è un organismo che si preoccupa di mantenere insieme i parchi del Sudafrica, dove tu prendi la wild card, dove ti danno l'autorizzazione a entrare nel Kruger. Lo descrive come "It naturally has a tremendous botanic diversity". Dice tremendous, mi aveva colpito questa cosa perché ho usato tremendo. 1990 specie, 16 macroecozone, 5 ecosistemi, più di 200 erbacee, più di 400 tra alberi e arbusti. Ragazzi, al mondo le specie botaniche, le piante, sono 400.000 specie. Togliamo quelle marine, se rifate la proporzione, quasi 2.000 specie sono solo nel Kruger, vuol dire che quasi l'1% di tutte le specie botaniche del mondo sono solo là. È un dato che a me ha sconvolto. Per quanto riguarda le specie di mammiferi, sono 147 specie di mammiferi registrati. Queste foto le ho fatte tutte io, quindi potete essere certi che ci sono, non vi sto prendendo in giro. E vi do un piccolo elenco dei numeri dei big five, che sono quelli per i quali le persone provano più interesse. Intorno ai 2.000 leoni, sempre foto nostre del Kruger fatte durante i safari. Intorno ai 1.000 leopardi, qui ho dovuto avvicinarla col binocolo perché questo leopardo era un po' timido. Intorno ai 10.000 elefanti, questa è una foto del resort dove ero io, dove lavoravo io, ovvero Ndluli, dal quale si vedevano gli elefanti giocare con l'acqua al di là della recinzione. Questa foto l'ho messa perché questo giovane maschio ci ha tirato marula per almeno 10-15 minuti. Non si vede, ma io dietro la fotocamera sto sorridendo, sto ridendo. Intorno ai 20-35 mila bufali, quindi densità molto elevata, rinoceronti ci sono, il numero non importa. Sapete che il bracconaggio è un dente che fa male, è un punto che fa male. Quindi io mi sono limitata a dire che i rinoceronti ci sono, sì, sia bianchi che neri si vedono, sì. Però, come vedete, per esempio, il nero è critically endangered. Per lo UCN, che si occupa di fare il censimento degli animali nel mondo, mancano due step all'estinzione. Quindi i numeri in questo caso non importano, però ci sono, ve lo assicuro. E sono vicini, guardate questa foto: maschio che segue una femmina col cucciolo. Questi sono persone che fanno self-drive. Vicini, vicini, vicini. Ragazzi, questa foto è stata presa 5 minuti prima che il rinoceronte attaccasse questa macchina, si vede appena appena. Distribuzione degli erbivori più comuni. Tutti quando arrivano al Kruger dicono impala everywhere. È vero, perché è una specie di antilope che si adatta molto facilmente. Come vedete, ha una distribuzione molto ampia e dei numeri molto elevati, si parla di 140.000 unità. Stessa cosa per le zebre e gli gnu, che come vi avevo detto si concentrano nella parte centrale, quindi richiamano molti leoni. Anche giraffe dalla parte centrale al sud, più di 5.000 esemplari. Queste sono foto che ho messo, ragazzi, perché sono tutte foto di mammiferi che voi trovate al Kruger e con i quali condividete delle esperienze meravigliose, perché ogni giorno il Kruger è differente. Per quanto riguarda gli uccelli, gli appassionati di ornitologia, ci sono 500 specie di uccelli, tra i quali i Big Six, che sono questi qui, otarda di Cori, bucorvo cafro. Pensate che l'otarda di Cori è uno degli uccelli più pesanti volatori al mondo. Arriva a pesare tra i 12 e i 14 kg. E chi è appassionato di ornitologia li trova facilmente all'interno del parco Kruger.
otarda di coribu, corvo cafro, aquila, voltoio reputo, beffosella, civetta pescatrice di perro. Sono molto molto belli da vedere, molto peculiari. 35 specie di anfibi. Questa era una foam nesting frog che stava tutto il giorno alla reception su questa giraffa di legno, terrorizzando tutte le receptionist nel resort dove vivevo io, quindi in Biuli. E più di 118 specie di rettili, tra i quali più di 4.000 coccodrilli registrati, 3-4 dei quali non mi parlano più, perché come vedete in questa foto io sono l'addetta a fare il check del sesso. Io li comprendo. E tanti altri rettili dai quali, come vedete dalle foto, mi sono tenuta molto lontana. Questo stemma che ho messo sotto, Lowveld Venom Suppliers, è un gruppo di persone che si occupa di fare i recuperi di serpenti, perché avere un cobra o un mamba dietro al frigo in Sudafrica è molto più comune di quello che sembra, e di fare recuperi e spostamento, rilocazioni di coccodrilli. E io ho collaborato con loro per tutti i mesi che sono stata giù, ho avuto il piacere di lavorare con loro. Ragazzi, il Kruger ha una caratteristica che ti rimane veramente nello stomaco. Io fino adesso vi ho descritto tutta la varietà di ambienti vegetazionali, tutti gli animali, però guardate i paesaggi. La bellezza del Kruger è che parti la mattina alle 5, ti fai 8 ore di safari, i 10 km che hai appena fatto, i 10 km che stai facendo e quelli che farai non sono mai uguali uno all'altro. Se voi guardate queste foto, abbiamo le classiche strade, quelle lunghe aperte, quelle che ti fanno sentire libero, sia asfaltate che sterrate. Poi abbiamo i copi, che sono queste formazioni di granito che solitamente ti danno l'opportunità di stare sulla vetta del mondo. Abbiamo i boulder, questi sassi molto grossi, queste formazioni sulle quali si nascondono gli animali. E poi abbiamo questa, la Ship Mountain. La chiamano così perché sembra una barca ribaltata, quindi la chiglia di una barca ribaltata. Ragazzi, questa è una formazione di gabbro che è stata sparata da un vulcano 200 milioni di anni fa in mezzo al granito. Già passarci di fianco, a parte che ti senti piccolo, perché è più o meno 670 metri d'altezza, è il secondo punto più alto dopo del Kruger, dopo il Kanzalive, che è giù a sud, all'estremo sud-ovest, dove c'è Bergendal, come zona, se non sbaglio. Quindi ha dei paesaggi che ti fanno sentire piccolo, ma sono talmente belli che spesso rimani senza fiato. Cioè, vuoi vedere la montagna? Ci sono le rocce. Vuoi vedere le pianure? Ci sono. Vuoi vedere il mare? Attraversi e vai in Mozambico. Sembra quasi che Kruger sia un po' al centro del mondo. Come vi dicevo, a parte l'estetica, la bellezza della natura e la storia, ci sono tante cose che sono successe qua, che uno non... Quando sei lì lo senti e quando te lo dicono capisci. Guardate questa cartina. Questa strada che io ho evidenziato in rosso è la Fort Trekker Road. Questo puntino è la Ship Mountain e questa è la pista per Pretorius Cope, la zona. E questa freccia va da Malelane a Skukuza. Quando io, che ero a Nundi Gate, col resort per il quale lavoravo, facevo i safari tutte le settimane, noi queste strade le facevamo. Tu ci passi sotto la Ship Mountain e ti rendi conto che nella prima metà dell'Ottocento i primi four tracker, queste persone che hanno trovato la strada per attraversare il Kruger, perché a suo tempo avevano trovato l'oro, a parte i commerci, perché gli interessava, ma avevano trovato l'oro nella parte più a ovest del parco, e avevano, della parte più a ovest fuori dal parco, e avevano la necessità di trasportarlo dalla parte più a ovest del parco, attraversare il Kruger e arrivare a quella che si chiamava della Goa Bay, che è la moderna Maputo in Mozambico. Quindi queste strade sono state fatte, sono state create da loro, quindi quando tu ci passi ti rendi conto che stai passando nelle stesse strade che nell'Ottocento venivano calpestate dai primi pionieri che appunto le stavano rendendo strade utilizzabili per tutti i commerci a venire. E invece la freccia che porta da Malelane a Skukuza, che va verso il nord, ha molte targhe dedicate a Jock the Dog, Jocko the Bushveld. È una storia che in Sudafrica è famosa perché è diventata Fitzpatrick, che è la persona che l'ha scritto, si parla della fine dell'Ottocento, era uno dei primi, anche lui era un capocarovana, poi è stato uno scrittore, poi è diventato un politico, poi faceva commercio, però attraversava il Kruger. Voi immaginate di attraversare il Kruger a metà Ottocento e avere un cane che vive un sacco di avventure con voi. Ci ha fatto un libro, questo libro è diventato simbolo delle favole che si raccontano in Sudafrica ed è stato tradotto in
almeno 10 lingue. La bellezza anche del Kruger è passare lì e renderti conto che tu sei parte di una storia che è molto più grande di te. La caption qua sotto dice che nel XIX secolo si vocifera che un comandante Spazi, un comandante militare, abbia nascosto dell'oro alla base di Ship Mountain e che sia morto ucciso dai banditi e nessuno sa dove è finito quest'oro. Comunque sono storie che ti colpiscono. Al di là della natura della storia, uno al Kruger, ragazzi, ci va perché queste sono le vostre stanze, perché questo è quello che vedete dalla vostra camera, perché ogni caffè, aperitivo, merenda è comunque incredibile, è come se acquisisse un tono tutto diverso. Poi ovviamente ti innamori delle persone, io questa diapositiva ho dovuto metterla. Io sono ancora in contatto con queste persone. Tu non puoi amare il Sudafrica o il Kruger senza amare la gente che vive lì con te. Questo è Mishak, nella diapositiva qui a destra, quando abbiamo trovato il primo leopardo nel mio primo safari. Io ho compreso, lavorando al Kruger, io, come diceva Davide, ho fatto 10 anni la guida in ambito marino e credevo di avere solo acqua salata nelle vene, invece ho scoperto di avere anche un po' di terra e che viene tutta dal Sudafrica. E ho anche scoperto cosa si intende per Mal d'Africa, poi è soggettivo, ma io ho capito cosa vuol dire per me. Vai via dopo 3 mesi che hai fatto tante di quelle cose che molta gente non fa in una vita e comunque quando vai via ti rendi conto che hai fatto tanto così rispetto a quello che potevi fare. Quindi il Sudafrica e il Kruger ti richiamano a tornare per finire quello che hai incominciato. È talmente vasto le esperienze che puoi fare, gli ecosistemi che puoi vedere, la gente che puoi incontrare, che non puoi non rimanerci legato. È impossibile. Io, ragazzi, con questo, questa è la foto di me che vado la mattina alle 5 a svegliare gli ospiti per andare in safari. Quindi sperando di essere la vostra guida nel prossimo safari che farete, quando il mondo ritornerà alla normalità, io vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltato e ripasso la parola ai miei responsabili nonché. Mi raccomando, continuate a seguirci su questo canale. Vi aspettiamo!